avuto in questa serata umida, come annunciato dalle previsioni del tempo, la pioggia purtroppo non accenna a diminuire. Tuttavia le condizioni climatiche non appaiono proibitive, le due squadre si possono affrontare come da programma. Chi sembra aver incontrato qualche difficoltà invece sono i tanti sostenitori presenti allo stadio stasera. Molti si apprestano a prendere posto, in realtà solo in questo momento. L'atmosfera che si respira in questo splendido stadio è semplicemente fantastica. L'arbitro ha già dato il via alle danze. Rosi, c'è il lancio lungo. Tentativo di allungare il gioco. Tutto bene fino però all'ultimo passaggio. L'intenzione era molto buona, l'esecuzione un po' meno. Pallone lungo, in verticale. Hanno già riconquistato palla. Balic. Iemmello, pronto al tiro. E non trova la porta davvero per pochi centimetri. Ha provato ma niente di fatto. Non si darà per vinto, Fabio, ci riproverà. Balic prova a giocarla in profondità. Impossibile tirare in queste condizioni, lo hanno intrappolato. L'ampiezza del gioco sembra essere una caratteristica importante della loro manovra. Sì, assolutamente. Cercano di allargare il gioco per stanare la difesa avversaria, disunirla e creare gli spazi in mezzo. E hanno ragione, perché per quanto tu sia bravo, non è facile passare se ti ostini a voler sfondare al centro. Riceve in ottima posizione. Mette la palla dentro. Aveva tanti compagni all'interno dell'area di rigore che potevano sfruttare il suo cross. Non è stato preciso. Nessuna delle due squadre fino adesso è riuscita a superare il portiere avversario. 0-0. Prova la gol. Miracolo di Vicario. Lungo passaggio in avanti. Il portiere la calcia lontano. Si fa trovare sulla traiettoria e sventa un'azione rischiosa. Rosi. Palla lunga a cercare il compagno in avanti. Contrasto irregolare, dunque calcio di punizione. Cerca di pescare il compagno col filtrante. Ottimo intervento. Ha visto il pericolo ed è riuscito ad anticipare l'avversario. Prova a cambiare la situazione con una giocata in avanti. Di Gennaro. Prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Balic.
scatta verso il pallone. Si fa trovare al posto giusto e allontana. Di Gennaro. Effettua un passaggio lungo. Beccato in offside da guardalinee. Gioca una palla lunga. È ben posizionato e spazia via la palla. Falcinelli. Occasione per il contropiede. Allarga il gioco con pallone a sinistra. Cerca il passaggio profondo. La palla non è passata, poteva essere un'ottima occasione. Ha cercato di sfondare per vie centrali, ma non ha avuto fortuna. Il portiere la spedisce su. Palla riconquistata immediatamente. Probabilmente questa azione poteva essere gestita meglio. Certo, da quassù è facile dirlo, in campo è un'altra cosa, però insomma. Ed ecco il cross. Fa del suo meglio per allontanare il pericolo. La mette in avanti. C'è l'opportunità per il contropiede. La gioca in profondità. Cerca un compagno. Iemmello! Una conclusione non all'altezza del bel suggerimento ricevuto. Un passaggio di grande qualità. Ha dimostrato grande visione di gioco servendo il compagno in quel modo. Azione di gioco. La partita riprende dopo lo 0-0 del primo tempo. Vuole la profondità. Balic prova a prolungare. Scatta verso il pallone. Credo che questa sia la prima volta che provano ad attaccare per vie centrali. Finora hanno preferito sfruttare le corsie laterali. Rosi, vediamo se il lancio arriva a destinazione. Cerca il compagno libero. Passaggio intercettato. Il pallone è sulla sinistra, ora cosa succederà? Di Gennaro. Li lega la gioia del gol, che parata! Era sicuro di averla piazzata dove il portiere non sarebbe mai arrivato. Si sbagliava, Fabio. C'è la palla lunga, in avanti. Di Gennaro. Riceve un pallone interessante. Fa avanzare la manovra. Ben fatto, è intervenuto quando c'era bisogno di lui. Siamo ben oltre la metà della partita, risultato ancora inchiodato sullo 0-0. Di Gennaro. Posizionato e spazia via la palla. Palla di nuovo sotto il loro controllo. Decide di sfruttare la fascia. L'appoggia sulla fascia. Naro. Recupera palla con un ottimo intervento. Falzerano. Passaggio sulla destra. Melchiorri. Falzerano è libero di creare pericolo.
libera al momento giusto. Ottiene un buon calcio di punizione. Libera tempestivamente. Palla fuori, il gioco riprenderà con una rimessa. C'è il cross. Deviazione di testa. Tutto bello, ma la conclusione non va a segno. Avevano molte opzioni in area di rigore. Questo è il modo di attaccare. Fa avanzare l'azione con il lancio lungo. Questo errore potrebbe essergli fatale. Così senza varchi non avevano alternative. Decide di sfruttare la fascia. Traversone in arrivo. Spazza via senza fronzoli. Falzerano. Trova il compagno in ottima posizione. La gioca a sinistra. Riceve il passaggio. Tocca. La toglie dalla porta. Prova la giocata in verticale. Stanno provando a cambiare il risultato fino all'ultimo. Uno sforzo encomiabile. L'arbitro dice di aspettare prima di riprendere il gioco. Il mister vuole cambiare qualcosa. In effetti non ne aveva più. L'allenatore ha fatto bene a farlo uscire dal campo. C'è una porta, ecco il tiro! Un sacco alle spalle del portiere! Ed è arrivato quel che sognavano dall'inizio. Le tue impressioni sul gol? Conclusioni come questa sono difficili da intercettare. Bisogna andare a terra con grande rapidità e non sempre questo è sufficiente. E ha avuto subito un grande impatto sul gol. Come è entrato in partita? È stato un cambio veramente azzeccato. 1-0 dunque. Ci hanno messo un po', ma se lo meritano. Ora non devono mollare fino alla fine. Cerca la profondità. A questo punto del match non possono restare nella loro metà campo, devono proporsi in avanti, pur senza sbilanciarsi troppo. Scodella in avanti. Recuperano il possesso del pallone. Falcinelli! Piuttosto sfortunato qui però, il pallone è uscito di nulla. La conclusione è uscita, peccato, almeno avrebbe potuto impegnare il portiere. Rosi. Falcinelli. Qualche istante sarà tutto finito. Attenzione, occhio alla conclusione. Il pallone è dentro. Hanno trovato il pareggio quando tutto sembrava perduto.
Rubata palla agli avversari, sono stati velocissimi a ripartire. Un contropiede portato in maniera perfetta. Melchiorri, ricordiamolo, ha portato a casa la terza rete nella stagione. Hanno trovato la parità proprio nei minuti finali. Ottima pressione la sua, palla recuperata. Cercano un'azione veloce. Beh, direi che adesso è il recupero del recupero. Goyos! È decisamente fuori bersaglio la sua conclusione. L'avversario ha avuto la meglio. Prova a verticalizzare. Fuoco. Splendida parata di Russo. Non c'è più tempo.